legati a tante cose, tante parole, ma è bellissimo che loro vedano noi, ad esempio, che non siamo poi dei mostri televisivi, di quelli che la televisione gli impone, e quindi è un affetto diverso, più importante. Loro cresceranno e fra qualche anno ce li vedremo davanti. Questo è successo già 3-4 volte, 3-4 generazioni. I bambini che li vedevi ai tuoi concerti, sì, oggi sono dei ragazzi. E hanno coltivato questo affetto, questo amore per il gruppo, questo è bellissimo. Poi piano piano imparano le canzoni, eccetera. Mi piace molto. È il sogno di ogni padre tramandare ai figli ciò che ha amato. Sì, nel caso dell'amore per la musica, secondo me è una passione che riesci abbastanza a comunicare. È chiaro che se dopo vuoi che il figlio vada a pescare perché tu sei un pescatore, vada a cacciare perché sei un cacciatore, non sempre lo fanno. Però la musica e le canzoni è una cosa che... Anche perché poi i bambini vivono in casa e se i genitori mettono su i loro dischi, le loro cassette, eccetera, i bambini sentono queste cose qua. Ed è al di fuori del bombardamento televisivo, insomma, di quello che impone il gusto in quel momento. Voi non siete spesso in televisione, perché? Perché non vi vogliono o perché fin dall'inizio avete moderato le vostre apparizioni? Secondo me è un po' per tutto. Ad esempio con te veniamo volentieri perché con te ci sentiamo abbastanza liberi. Credo che questo sia un problema o un modo di pensare abbastanza comune io fra noi e te. C'è la ricerca sempre di qualcosa che sia ad un'isola con la tua voglia di essere una persona libera, insomma, di poter fare e dire il più possibile quello che pensi, quello che vuoi. Allora è chiaro che ti scontri sempre con qualcuno. Credo che ci sia un po' tutto in mezzo, un po' non ci vogliono, un po' non vogliamo noi, un po'... Ma forse questo non essere continuamente presenti è anche uno dei fattori per cui siamo ancora qua. Non abbiamo saturato il video, non abbiamo stancato la gente. La gente che passa davanti al televisore pensa sempre quella volta che ti vede, che insomma forse sei anche nuovo.